Mister Polimeni, allenatore della pallavolo Gioli Cinque Frondi, stasera, oggi pomeriggio, test importante qui a Vibo contro la Tonno Callipo. Che indicazione hai tratto? Ah, è stata sicuramente una bella indicazione, un bel match che ci ha dato parecchie indicazioni, al di là di quelle che erano obiettivamente, come è normale che sia, le differenze tra le due squadre. Ovviamente sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, considerando che per noi siamo appena entrati nella quarta settimana di lavoro. Sono orgoglioso e felice di avere questo gruppo di ragazzi che mi seguono con molta attenzione e che all'umiltà e al sacrificio abbinano una buona abnegazione al lavoro. E ovviamente abbiamo un gruppo giovanissimo, abbiamo 3,97 in squadra, altri 2,96, 1,99 addirittura. Ovviamente ci vuole del tempo per poter avere un lavoro, ecco, degno di questa categoria, però l'esperienza dei veterani, vedi Parisi, vedi Roberti, vedi Di Pasquale, Zito, ovviamente farà da collante prezioso a quello che è il lavoro quotidiano in palestra. Della Tonno Callipo, che ci dici? Come l'hai vista? Ormai conosci bene a fondo la pallavolo calabrese e non solo. Secondo te che ruolo può recitare all'interno del campionato di Serie 2, che quest'anno, forse più degli altri anni, si prospetta come un campionato davvero avvincente? A mio avviso è una squadra, ecco, soprattutto rispetto all'anno passato, molto, molto equilibrata, ha gente di esperienza che ovviamente si associa all'equilibrio delle varie fasi di gioco. I vari Marra, ovviamente, i vari Casoli sono dei punti di forza importanti. Aver l'opposto probabilmente migliore categoria va a completare ulteriormente questo sestetto, perché di sestetto si va a parlare, essendo che comunque la Tonno in panchina ha molti ragazzi. E a mio avviso reciterà un campionato di vertice, perché alla fine la squadra è ben equilibrata nelle fasi di gioco, cosa che rispetto a mio avviso lo scorso anno è mancata. E sono fiducioso e ovviamente da uno dei tifosi della Tonno Callipo mi auguro che finalmente si possa concretizzare un anno importante per la Tonno. E anche noi, diciamo così, da tifosi, oltre che addetti ai lavori, invece di farti un in bocca al lupo per il campionato, per la tua squadra, ti facciamo un bel in bocca al tonno da Vibo. Crepi il lupo e non il tonno, perché ovviamente mi auguro ovviamente di essere presente alle partite della Tonno, e ovviamente auguro un bocca al tonno anche a voi.